Allora, buongiorno, buongiorno e benvenuti. Allora, nel 2005 in Italia nasce un blog che nel giro di pochi mesi raggiunge migliaia e migliaia di visitatori. Questo blog nasce per informare i cittadini senza filtri, senza passare attraverso editori, stampa, mass media. Gli italiani cominciano a scambiarsi informazioni tra cittadini. Questo blog oggi compie quasi 10 anni e raggiunge circa 20 milioni di contatti a settimana. 20 milioni di cittadini leggono queste informazioni grazie a questo spazio web autonomo e indipendente che sfrutta la rete web per informare i cittadini. Da questo blog, 4 anni dopo, nel 2009, nasce un movimento politico rivoluzionario, il primo al mondo che sfrutta la rete internet per mettere dei cittadini al di fuori dei partiti politici dentro nelle istituzioni. Nasce questo movimento per cercare di far sì che uomini qualunque della strada possano entrare nelle amministrazioni e governare riprendendosi il potere di decidere. I cittadini cominciano di nuovo a prendere l'iniziativa ed entrano nelle istituzioni inizialmente dai propri è l'amministrazione più vicina a loro. Io stesso nel 2008 entro nel mio comune in Italia e comincio ad amministrare senza mai aver fatto politica prima d'ora. Qualche anno dopo centinaia di ragazzi entrano nelle regioni. Nel 2013 150 parlamentari entrano nel governo italiano. Il tutto senza un solo euro di denaro pubblico e sempre attraverso la rete. Noi stessi, 17 persone oggi in Europa, siamo qui grazie a questo percorso che parte nel 2005 da una persona che nella vita faceva il comico, faceva tutt'altro e che oggi è qui, è il fondatore di quel blog, è il fondatore di questo movimento e oggi ci spiega il perché è qui, visto che il 12 di ottobre abbiamo lanciato un'iniziativa per ridare l'opportunità ai cittadini italiani di scegliere se rimanere nella moneta euro o no. Stiamo iniziando a raccogliere le firme per ridare questa possibilità ai nostri cittadini e oggi Beppe ci spiegherà come. Spettacoli sono adesso un programma politico, ma io ho fatto quello che dovevo fare. Io entrando in questa struttura, vedendo oggi per la prima volta, seconda volta che ci siamo visti con i nostri 17 cittadini che rappresentano l'Italia qua insieme al gruppo di Farage, ebbene, io mi sono reso conto che questi cittadini che vedete qua, giovani, meno giovani, ma sono una sorpresa anche per me. È una sorpresa specialmente anche per voi, perché avete visto girare fino ad oggi delle persone trombate dalla politica italiana e messe qui come in un cimitero degli elefanti. Non si aspettavano la Germania, la Francia, non si aspettavano di avere di fronte delle persone colte, preparate, che parlano le lingue. Non me l'aspettavo neanche io. Eppure lui faceva l'avvocato l'anno scorso, lei faceva la ricercatrice, lui faceva lo spacciatore, come c'erano. Ogni tanto viene fuori la mia anima e sono rimasto sorpreso. E che venga qui un clown, come sono stato definito dai giornali tedeschi, il secondo clown. Io sono orgoglioso di essere un clown nella mia anima. Il clown ha una percezione della realtà forse leggermente superiore, non ho doti soprannaturali. Per l'amor di Dio. Però venire qua e vedere la prima immagine che vedo Sciacaro, il premio Sciacaro. Sciacaro è l'inventore della bomba H e quindi Nobel per la pace. È un mondo alla rovescia, forse. Sta rovesciando. Un comico che parla di politica all'Unione Europea. Un premio dato in nome di uno che ha inventato la più grande e devastante arma atomica della specie umana. Cosa sta succedendo qua? Cosa sta succedendo? Io mi chiamo Beppe Grillo. Voi siete abituati, magari i tedeschi specialmente, a parlare di Ulrich Grillo. Però i tedeschi ne parlano malvolentieri di Ulrich Grillo, che è il presidente della Confindustria tedesca, un uomo importantissimo, uno dei più grandi tangentisti della storia europea.
ha avuto degli scandali tremendi, messi a tacere un po' dalla grande giustizia tedesca. I giornali tedeschi mi hanno definito come leader del movimento. La parola leader si dice Führer. Ora io posso essere accusato, posso essere accusato perché? Posso essere accusato di tante cose, ma di essere un Führer? No. E questa Germania mi incuriosisce perché impone delle idee, impone delle allucinazioni economiche, impone delle cose che sono al contrario della democrazia, impone persone non elette da nessuno, impone delle cose che non può più farlo perché la sua economia ormai, anche la sua economia, sta stagnando. Noi siamo in recessione totale, deflazione, la chiamano deflazione, recessione, come la chiamano? Cioè non c'è più moneta, non gira più la moneta, chiudono aziende sane. Da noi chiudono aziende per credito, non per debito. Oggi il debito è diventata la metafora di quello che sta succedendo. Ci scambiamo debiti, una volta si scambiavano i crediti, si cedevano i crediti. Adesso io sono qua perché sento un dovere, non ho mai sentito questa militanza patriottica che mi trovo adesso a dire, non sono neanche così io. Mi ritrovo a sentire delle emozioni verso questi cadaveri di cera, di banchieri, che con la massima indifferenza affossano una nazione, poi affossano un'altra nazione. Una volta si chiamava comunità europea, ma il senso della comunità l'avete perso, non c'è più. Si chiamava comunità, ora si chiama unione. Comunità vuol dire usare parole come solidarietà, come nessuno deve rimanere indietro. Oggi la Grecia, col tedesco Job Act, oggi la Grecia, i 2/3 dello stipendio dei greci vengono pagati con buoni pasto e coupon. Oggi il Job Act ha portato la precarizzazione in Grecia del lavoro a fare contratti di 4 ore a una cifra oraria di 1,75 euro l'ora. La strada è quella. Il Movimento 5 Stelle propone un piano B, un piano di sopravvivenza. Vede, se l'economia, insomma, galleggiasse un pochino, avessimo delle difficoltà superabili, io non sarei qua, loro non sarebbero lì, non faremmo un referendum per uscire dall'euro, non sarebbe, proveremmo insieme, ma non è più possibile. La Germania ha un strano modo di vedere il mondo. La Germania ha offeso me, ha offeso il Movimento 5 Stelle, offende quasi quotidianamente gli italiani, perché sì, c'è la mafia, per l'amor di Dio, abbiamo la corruzione, per l'amor di Dio, siamo professionisti. E mentre loro santificano il muro di Berlino, la riunificazione della Germania l'abbiamo pagata noi insieme a quelli della DDR. Leggendo la storia di questo muro, 2 mesi dopo l'abbattimento del muro, hanno fatto un sondaggio nella DDR e la domanda era: siete d'accordo a riunificare le due Germanie? E l'85% disse di no. Dove è andata a finire la popolazione della DDR? Chi ha pagato questa riunificazione? Chi ha pagato i debiti di questa riunificazione? La stiamo pagando ancora oggi tutti, centinaia di milioni di persone. È inutile. E allora la Germania ha uno strano modo di vedere la corruzione, non la vede. Anzi, se io parlavo prima con un tedesco a gesti, quasi era sconvolto, quasi non capiva. Quando gli dicevo: guarda che c'è anche da voi la mafia, guarda che c'è anche in Spagna, c'è in Francia la 'ndrangheta, la camorra, si sta infiltrando. Oggi ci sono 3 giorni di stage, come si dice, dei magistrati nostri, napoletani, che vengono qua a insegnare la nostra legge antiriciclaggio, la nostra legge antiusura, la nostra legge antimafia, perché è la miglior legge che c'è, la stanno copiando in tanti paesi perché i problemi sono gli stessi. Ma la Germania no. La Germania guarda e dice: ma com'è possibile? Noi non abbiamo mafia. Anzi, si sentono un po' infastiditi. Invece ce l'hanno. C'è uno studio della Visa, che è patrocinato poi da Steiner. Steiner è il professore dell'università di Linz, austriaca. È la massima autorità sulla shadow economy.
è talmente la massima autorità che tutti i dati che vengono presi dall'OCSE e da altre associazioni provengono da quell'università e da quel professore, quindi non sono i miei. Beh, si evince da queste cose, da questi dati, che la Germania non solo è priva di corruzione, viene fuori che è talmente alta la shadow economy tedesca da battere anche l'Italia. Cioè, l'ammontare tra fatturazioni false, sottofatturazioni, corruzione, ammonta a 355 miliardi, è la nazione più corrotta che c'è oggi in Europa. Batte persino noi, che siamo arrivati a 330 miliardi circa di corruzione, non i famosi 60, che è una cifra ridicola che gira e non si sa da dove viene, se non facendo la corruzione mondiale, dividendo per il PIL delle varie nazioni. Quindi hanno la corruzione. E vediamo cosa succede in Germania, la giustizia come funziona, nella grande Germania che vorrebbe esportare il suo modo di essere e il suo modo di vedere. Ci sono stati, per esempio, in 2 anni, 8.000 denunce di truffa, 8.000 denunce di corruzione e di peculato. Sapete quante condanne sono state date in Germania in 2 anni? 144, e 43 sono finiti in galera. Cioè, la Germania denuncia molto più di noi e condanna molto meno di noi. E la Germania, io non riesco più a capire che cosa dobbiamo seguire della Germania. Che cosa? Il Job Act ci avete dato? Il Job Act Medium? Il Job Act Little Job Act Medium? Medium Job Act? Il Job Act, abbiamo visto gli effetti in Grecia. Ma abbiamo visto gli effetti dell'inventore del Job Act. Schröder nel 2003 inventa il Job Act. Il Job Act serve e lo fanno per 10 anni. Se andate a vedere i tassi di crescita della Germania negli ultimi decennali sono ridicoli. È cresciuto in 10 anni dell'11%, posizionandosi al 13° posto sui 18 paesi dell'euro. Quindi adesso hanno una crescita negativa. Quindi un fallimento totale del Job Act, e adesso ce l'hanno imposto a noi. Allora io sono venuto qua per dirvi in faccia, per dire in faccia a questa classe di banchieri, a questa gang di usurai con la faccia di cera senza emozioni. C'è una malattia che si chiama alexitimia. Non riconosci le emozioni degli altri perché non ne interpreti le tue. Con una riga su un protocollo o su una mail riescono a affossare centinaia di migliaia di famiglie senza battere ciglio e ti guardano anche con strafottenza. Questo sistema sta crollando, io sono qua e è la mia presenza qua che vi deve far riflettere. Non si è mai verificato che una persona dello spettacolo dovesse fare queste cose. Non si è mai verificato che in questo momento ci sono tragedie in Spagna, tragedie in Francia, tragedie in Italia, tragedie in Germania, tragedie in Inghilterra. Si formano gruppi senza leader, gruppi di cittadini così, che con la democrazia diretta, la prima volta che in Europa si mette quella parola lì, democrazia diretta, vuol dire che le persone si autogestiscono, non vogliono più essere rappresentati da nessuno, specialmente da questi banchieri. Da questi banchieri, noi non siamo in guerra con l'ISIL o con la Russia, noi siamo in guerra con la BCE, con questo linguaggio, con questa... Un politico di mezza tacca italiano una volta disse che la politica è la massima espressione della complessità, è l'arte della complessità la politica. Non c'è niente di più falso, la politica è la cosa semplice, più semplice del mondo, e la semplicità è la cosa più vicina all'intelligenza. La semplicità, la trasparenza, dei sentimenti che io non pensavo di avere, mi sono venuti fuori, tipo pensare agli altri, fare un reddito di cittadinanza nel mio paese che non c'è, pensare agli altri, nessuno deve rimanere indietro, la Grecia si poteva salvare, era il 2% del PIL europeo. Non hanno neanche preso in considerazione il senso di una comunità che deve essere quella di spartirsi i debiti, non i crediti. Allora, che tipo di Europa vogliamo? Io non lo so, non so più chi siete, chi siamo, cosa facciamo insieme qua. Parliamo 24 lingue. È stato eletto da chi? È stato nominato il vostro presidente della commissione. È uno che ha fatto il ministro delle finanze in un paradiso fiscale e viene a proporre un sistema fiscale per affossare, per rendere un inferno.
Ma io non ce l'ho con Lussemburgo, per amor di Dio, vorrei che l'Italia diventasse come Lussemburgo. Se ci sono i paradisi, ci sono gli inferni. Noi stiamo vivendo in un inferno perché abbiamo delegato a delle banche, a degli uomini di cera, il nostro sistema fiscale. E il sistema fiscale di un paese è la sua politica, non c'è altro, signori. Scusate, ma non c'è altro. La politica è il fisco, è il sistema, come prendi i soldi, come li prendi e dove li riponi, come li spendi. Sono dettagli. E noi abbiamo delegato la nostra moneta. Io sono venuto a dirvi che è finita. È finita il movimento. È una forza politica, è la seconda forza italiana. Quindi noi ci presteremo a fare, attraverso una legge di iniziativa popolare, la raccolta firme. In 6 mesi raccoglieremo qualche milione di firme, li porteremo in Parlamento. In base alla nostra Costituzione non ha l'obbligo il Parlamento di discutere una legge popolare, ma da che ha fatto le nostre 350.000 firme che avevamo depositato in un giorno per mandare fuori i corrotti dal Parlamento, sono state buttate in una latrina. Non succederà più. Perché questa volta abbiamo 150 parlamentari dentro che discuteranno questa cosa. E allora si discuterà e vedremo chi sarà a favore di uscire dall'euro o contrario o a favore, vedremo, di forze politiche, e indirremo un referendum possibile, un referendum consultivo come abbiamo fatto nel 1989. Abbiamo già un precedente e lo faremo. Questa è la nostra meta adesso. Allora, bisogna mettersi d'accordo su che cosa vogliamo fare. Vogliamo fare delle cose. Io sento, avete fatto adesso, c'è una campagna per l'euro, su dicendo che è da pazzi uscire dall'euro. Non seguite quel comico lì. Io mi immagino già le televisioni cosa prenderanno di questo breve monologo. Io non sono uno da interviste. Prenderanno dei passaggi, poi li faranno commentare magari in una TV da un grandissimo economista, quegli economisti della Bocconi, delle grandi università, che sono decenni che non ne azzeccano una. Non c'è stato un economista che ha azzeccato la crisi dei subprime americani, nessuno. Però vanno in televisione a dire: guardate questo pazzo qua, cavo incostagnato, ci porta nella regressione totale. Non accetterebbero mai un consiglio economico da un clown, è chiaro. È il loro ego che diventa. Bene, noi faremo tutte queste cose. E sento una politica che dice: ci accorgiamo adesso del cambiamento climatico. È venuto giù un muro, anche da noi. Non era il grande muro di Berlino, era un muretto che doveva reggere un argine a massa. E non ha retto perché metà era stato fatto col polistirolo. Ora immaginatevi quella ditta lì se avesse costruito il muro di Berlino. No. Non ci sarebbe. Avete riso? Non ci sarebbe stato neanche bisogno di fare tutto sto casino. I muri vanno giù, ma ne vengono rimessi altri. Cadono i muri di pietra e si mettono i muri di carte di credito. Che tipo di. Allora il messaggio è questo: ci accorgiamo adesso che la CO2 fa dei danni. Ah, ce ne accorgiamo adesso. Sono 20 anni che io parlo di queste cose. 20. Vedi, con Amory Lovis, con Lester Brown, con tutti i grandi specialisti ambientalisti del mondo. Sono un curioso, non c'era il movimento, ero io curioso. Andavo al Wuppertal Institute, parlavo con Schweizer, parlavo con Ginevra, con Zurigo, il Politecnico. Ero curioso. Bene, adesso ci accorgiamo che non si può emettere CO2. Non si può emettere CO2. E ci accorgiamo che i costi sono esagerati per qualsiasi cosa. I costi sono esagerati. Posso dire una parolaccia in tedesco? Immaginatevela voi la parolaccia. Allora, questo Parlamento, il Parlamento, costa 1 miliardo e 800 milioni. 1 miliardo e 800 milioni, è aumentato negli ultimi 10 anni del 17%. Io vedo, andando in giro a Bruxelles, vedo continuamente costruzioni, allargamenti. E parlate di far fare sacrifici a noi, quando 4 giorni al mese, almeno 3.000 persone, 3.000 più i deputati che sono 754, quindi 4.000 persone si spostano per stare 4 giorni a Strasburgo, perché nel patto di Lisbona abbiamo alla Francia una tangentina, perché è una tangente alla Francia.
Bene, questo spostamento di 4 giorni a Strasburgo, ma è incredibile, sono stato una volta con i faldoni, i faldoni sui camion, spostate camion. Voi siete i grandi, più grandi inquinatori d'Europa. Questo trasferimento costa 100 milioni trasferirsi, più 50 milioni per tenere Strasburgo aperto anche quando non c'è nessuno, riscaldarlo e fare le pulizie, 150 milioni. E cosa costa ambientalmente questo via vai di persone 4 giorni al mese? Cosa costa in termini di CO2, voi che fate la campagna che bisogna almeno diminuire entro il 2100 del 70% della CO2? Che cosa è? Quanto costa questo spostamento? Costa 20.000 tonnellate di CO2 all'anno. Voi buttate nell'atmosfera, spostandovi così, senza accorgervene, 20.000 tonnellate di CO2 all'anno. La Lituania ne butta 17.000, più di uno Stato. E venite a proporci a noi, proporre una politica ambientale voi. Ma io, e poi chiedete sacrifici. Sacrifici di che cosa? I soldi che si sprecano qua, lo sapete benissimo. L'arte della complessità, voi l'avete sublimata, l'arte della complessità. Avete anche un modo di parlare che 450 milioni di persone non capiscono. Ed è la vostra forza. Ed è la vostra forza. Ecco perché siete preoccupati che 17 persone italiane provenienti da un movimento trasparente in rete possono farvi un danno. Ve lo faremo un danno. Vedremo dove vanno a finire i soldi finanziari, finanziamenti, i famosi finanziamenti europei, in rigagnoli, in saliena, in centinaia di conti correnti con bande con bandi per, e poi ci si dimentica 150 correnti, conti correnti dove vanno a finire i soldi. Noi creeremo qualche cosa che qui non si è mai visto, ma vi prego, non è per fare del terrorismo spicciolo. Qua costano 40 milioni, 10 milioni di euro, 160 viaggi all'estero dei nostri deputati. Fortunatamente non c'erano i nostri. E si spostano dove? Alle Barbados, si spostano in Africa, si spostano nel Pacifico. L'ultima spedizione, 30 persone, 15 più gli accoliti dietro, una trentina, sono andati in Madagascar. A fare chissà cosa, a fare un'ispezione ecologica sui fondali della barriera corallina. E come potete pensare che noi facciamo ancora dei sacrifici? Noi ci rivolgiamo a prendere, questo deve essere chiaro, la nostra sovranità monetaria, la nostra Banca d'Italia che possa stampare dei soldi nella nostra terra. Noi vogliamo salvare le aziende, è inutile, se partissero le immagini, ma non partono, le so a memoria le immagini. Noi da quando siamo nell'euro, tutti i parametri sono peggiorati, tutti. Il PIL, il famoso PIL, questo totem che non vuol più dire niente, il prodotto interno lordo non vuol dire più niente. Se andate ad analizzare il PIL, quello verde, e i verdi dovrebbero saperlo qua presente, non è quello che ci fanno apparire, è un terzo di quello che ci fanno apparire, perché l'altro terzo sono i danni che provoca e l'altro terzo sono i danni le riparazioni al terzo PIL che ha provocato i danni. Di che cosa parliamo? L'inflazione, la crescita, parliamo ancora del lavoro. Noi abbiamo il reddito di cittadinanza e ne siamo orgogliosi, siamo gli unici forse in Europa che non l'abbiamo. Io passerei anche a fare un reddito universale per tutti. Adesso cominciamo con quello di cittadinanza, perché cambierebbe il rapporto di lavoro. Oggi abbiamo da verificare, e lo potete vedere anche nelle vostre nazioni, milioni di disoccupati, giovani che se ne vanno. Io ho 6 figli, se ne stanno andando, sono disillusi, nelle università non si interessano neanche di che cosa sta succedendo. C'è la stagnazione dei sentimenti della gente, c'è la disonestà intellettuale, non economica. Non me ne frega niente se uno ruba, mi interessa che uno sia onesto intellettualmente, ed abbiamo perso, stiamo perdendo per la strada. Io mi sto infervorando, mi commuovo anche perché sono pazzo, perché poi non credete a tutto quello che dico. No. Sì, dopo. Quindi noi abbiamo questo, ecco, si può fare qualche domanda. Ecco, vorrei io che qui interpretaste anche che cos'è diventata l'informazione nel nostro paese.
perché io ho avuto degli articoli, ho fatto delle interviste sul New York Times tradotte dal Corriere della Sera in italiano per il giornale Corriere della Sera, e hanno capovolto esattamente quello che ho detto, facendo incazzare anche il giornalista. Focus tedesco, la stessa cosa, faccio un'intervista con Focus tedesco e viene fuori di nuovo l'opposto di quello che diciamo. Noi siamo contro un sistema, lo sentiamo sulla nostra pelle, siamo contro tutto il sistema e siamo orgogliosi di essere contro. Noi vi manderemo a casa, non so quante case avete, ma vi manderemo a casa con qualsiasi mezzo. Adesso cominceremo col referendum sull'euro. Personalmente, e adesso premi Nobel ne stanno parlando, signori, sono adesso, perché tutti questi economisti, ve lo giuro sui miei figli, come ha già giurato uno psiconano che veniva, il clown numero uno, tutti nel privato vanno in televisione a dire no, è pazzia, se usciamo dovremmo deprezzare il 30%, sarebbe un suicidio. Poi nel privato ti dicono guarda che dovete uscire più velocemente possibile. E ormai Krugman, ormai premi Nobel dicono non è se uscire o no dall'euro, è uscirne in meno tempo possibile. E noi vogliamo farlo con un referendum, senza tecniche terroristiche, usando questa poca diplomazia e questa poca democrazia che abbiamo ancora, perché stiamo combattendo con la feccia della democrazia, con gente che ha affossato la democrazia, con gente che la calpesta tutti i giorni la democrazia, tutti i giorni, con queste facce livide, senza sentimenti. Allora, dovremo prendere questa decisione? L'abbiamo presa e poi faremo un programma nostro sul reddito di cittadinanza, perché noi vogliamo separare, almeno come ragionamento. Io non ho mai sentito, se qua avete fatto un convegno, io non ho sentito da professori in Germania, in Austria, in Svizzera, di separare come ragionamento il reddito dal lavoro. Si può fare un ragionamento. Ma è possibile che abbiamo passato 100 anni a meccanizzare per toglierci questo fardello del lavoro e adesso siamo ancora più schiavi di 100 anni fa? Ma com'è possibile? Abbiamo sbagliato tutto. C'è gente che ha un posto di lavoro, ma non ha un posto di lavoro, ha un posto di reddito, è il reddito che ti inserisce o ti disinserisce dalla società. Noi non possiamo permetterci un disoccupato se perde il lavoro costa 10.000 euro l'anno al sociale. Noi dobbiamo inventare, c'è la rete, io sono nato in rete, un movimento nato in rete, votiamo in rete, è la prima volta in Europa. Ormai si stanno muovendo milioni di persone, ce l'avete sotto il culo, dagli Occupy Wall Street agli Indignados, ai gruppi tedeschi, ai gruppi. Ci sono milioni di persone per le strade in questo momento, la gente è disperata, sta entrando nei comuni. Tra la gente, i cittadini e le autorità c'è rimasta la polizia. Non so fino a che punto la polizia potrà reggere questo rapporto ambiguo, ambiguissimo, di rispettare degli ordini. Fino a quando? Questo movimento, fino a oggi, dovreste ringraziarci perché ha mantenuto quel poca democrazia, quel poco di tranquillità sociale in Italia. Perché se crolliamo noi... Chi viene? Chi arriva? Gli albe dorate? Chi arrivano? I nazisti? Chi arrivano? A me hanno detto che sono nazista. Dio mio! Forse non hanno più i ricordi di cosa erano i nazisti. Noi stiamo mantenendo quel briciolo di democrazia, però è difficile, difficile, molto difficile. Io sento questi ragazzi qua che sono sconfortati perché fanno un errore basilare. Sono qua perché abbiamo già cambiato il nostro panorama italiano della politica, stanno scomparendo i partiti grazie a noi. Se n'è andato un personaggio dal Senato, l'abbiamo mandato via noi. E quindi noi abbiamo già fatto una rivoluzione straordinaria in 4-5 anni, senza soldi, come diceva lui, senza rimborsi elettorali, dimezzandoci gli stipendi, mettendo i risparmi delle diarie per aiutare la piccola e media impresa. Facciamo questo. Siamo nostalgici scemi, ci hanno detto che siamo stupidi, cretini, ma chi siete? Chi vi credete di essere? Gli onesti?
Ma noi non possiamo vedere gli effetti di quello che abbiamo creato, non siamo la causa e effetto, noi siamo la causa. Gli effetti li vedranno quelli che verranno dopo, tuo figlio, tuo nipote. Noi siamo la causa, non l'effetto. È chiaro che voi avete fretta, fate dei lavori, lavorate fino a mezzanotte. Tutti qua che lavorano qua hanno fatto tutti i complimenti a questi ragazzi qua, perché non hanno mai visto un italiano darsi da fare così. Quindi noi vi manderemo a casa, torneremo a una democrazia diretta, e oggi si celebra di nuovo una morte della democrazia vera. Allora si libera un posto di vicepresidente di commissione, doveva essere eletto, e avete cambiato anche il sistema di elezione dei vicepresidenti e dei presidenti di commissione. L'avete cambiato così. Così, per non darci una minima carica a noi, così, detta sulla faccia. Ma cosa avete fatto? L'abbiamo cambiato. Questa non è democrazia. Questa siamo in una dittatura talmente sottile, fatta da banchieri, da massoni, da mafia. Ecco dov'è la mafia, cari signori. Non immaginatevi più le unghie o Torino la ingoiatriche o quello che dice la menga. Sono i figli dei mafiosi che hanno fatto dei master alle università di Harvard. La mafia agisce attraverso la borsa, attraverso le grandi multinazionali, nelle banche. La mafia, 143 multinazionali detengono il potere di altre 30.000 multinazionali, sono tutte collegate. La BCE è dentro la Bundesbank è dentro la BCE. E voi fate questo linguaggio, LTRO, Fiscal Compact, il QE or not QE. Allora, e 400 milioni di gente non va neanche più a votarvi. 220 milioni di persone su 350 milioni non hanno votato. Vanno a votare quelli coinvolti, quelli che sono dentro il sistema, perché sono dentro un po' marcetti anche loro. E allora questa è un'Europa da ripensare. Io sono il più grande europeista del mondo. Io sono per le differenze meravigliose. Io ho sposato una persona completamente diversa da me, cioè, con col padre iraniano. Cioè, voglio dire, venite a dirci razzisti o non razzisti. Ho visto, guardate i deputati di Farage, sono di tutte le nazionalità, di tutte le etnie. Ma state scherzando? Questa è la grande bellezza della differenza. Scambiarci delle cose. Io a scuola, pensate come siamo, con l'informazione che arriva. La maestra di mio figlio, quando ha saputo che la mamma era di Teheran, ha detto: è bellissima la Persia, è bellissima, sono stata due volte in Marocco. Ecco che cosa sappiamo noi dei musulmani. Ci arriva una tragedia di informazione manipolata. Allora il mio consiglio, e finisco qua, per favore, ve lo chiede un ex comico, un ex cittadino e forse tra un po' un ex politico. Siate curiosi, andate a vedere, siate giornalisti di voi stessi e non fidatevi di quelli che dicono: posso fare una domanda? Ecco, non fidatevi di quelli. Grazie, ho finito. Andata bene così. Posso salutarvi? Magari qualche domanda dai MEP. Ecco, qualche domanda vostra sicuramente sono a disposizione. Se mi... Mr. Grillo, my name's Patrick O'Flynn and I'm the UKIP spokesman for the economy. Non parli inglese, ho fatto anche... Scusi. Grazie. Buongiorno, Patrick O'Flynn, portavoce economico dell'UKIP. Io volevo semplicemente ringraziarla, grazie per aver il nostro gruppo i nostri obiettivi della libertà e della democrazia diretta, e grazie per aver dato alla sua gente una certa responsabilità democratica e una responsabilità sulla propria valuta, perché euro sta strangolando la creatività e il genio italiano. L'Italia non è cresciuto più dall'introduzione dell'euro.
Per questo noi vi sosteniamo, gli europarlamentari del Movimento 5 Stelle e della Commissione Economica, noi vi sosteniamo, saremo vostro per la democrazia e per aggredire l'elite politica. Grazie per essere venuto per spiegare. Do la parola al mio collega. Intervengono gli amici suoi e dicono grazie per aver parlato. I giornalisti devono fare le domande. Che cos'è sta storia? È una conferenza stampa? Putin che... Grillo, lei signore. Tutti che urlano. Di rispondere a chi voglio. Io sono padrone della mia libertà. Lei faccia le domande. Conferenze. Io sono... Grazie. Io sono oltre. Siamo oltre. Siete voi il senso della democrazia di questo paese. Siete voi dalla stampa. Siete voi responsabili più dei politici. E meno male che i vostri giornali stanno chiudendo e si comincia a trovare un altro lavoro. Fare domande per cercare un posto di lavoro, perché tra un po' le sovvenzioni pubbliche ai vostri giornali non ci saranno più. E quando sarete degli organi liberi, io risponderò alle vostre domande. Yeah.